Hamza non può fare proprio niente. Non può fare proprio niente. Guarda che piccolino, guarda che piccolino. Cosa può fare? Ha veramente paura di me. Ha veramente paura di me. Non può fare proprio niente. Sì. Ciao amici, iscrivetevi al canale premendo il tasto rosso iscriviti e attivate la campanellina per non perdervi nessun mio fantastico video. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo fantastico video di Brawl Stars. Ci troviamo in questo nuovo fantastico episodio di questa bellissima serie, perché il precedente video è andato veramente benissimo. Tutti i video di Brawl Stars stanno andando veramente molto molto bene. Grazie a tutti per il supporto che state lasciando a questa bellissima serie. Grazie a tutti per i mi piace e per le iscrizioni che state lasciando. Lo sapete che appena raggiungiamo i 3000 mi piace carico un altro bellissimo video di Brawl Stars. E se vi iscrivete al canale premendo il tasto rosso iscriviti, non vi perdete nessun video bellissimo di questa serie. Oggi in questo episodio andiamo ad aprire 4 casse, di cui una cassa grande. Nel negozio non c'è nessuna offerta, a parte per chi shoppa ovviamente, ma perché voi lo sapete, io non shoppo proprio neanche un euro, e quindi non posso neanche comprarmi queste offerte fantastiche. Tipo per 5,50€ potreste prendere una mega cassa, 111 gemme e 1111 monete, un'offerta pazzesca. Il problema è che io in questa sera non sto shoppando niente e quindi non posso comprare proprio niente. Ho riscattato la roba gratuita, cioè le monete un po' gratuite, ho acquistato qualche punto per qualche brawler. C'è sempre l'offerta delle 60 gemme per una mega cassa. Il problema è che per adesso non ho ancora abbastanza gemme, perché ho appena speso tutte le gemme per Carle. Lo sapete che io non sto shoppando niente, tutti i brawlers che vedete li ho trovati gratuitamente, e quindi adesso stiamo cercando di trovare da qualche giorno i nuovi questi ultimi leggendari, perché ormai mi mancano solo questi tre brawlers. Mi mancano solo questi tre brawlers e ho finito. E sinceramente poi posso partire per i 4000 trofei. A parte che sto già cercando di giocare bene per arrivare a 3600 trofei, perché guardate qua, 600 raddoppi gettoni sblocchiamo, e poi riceviamo a fine stagione 180 gettoni, quindi una cosa pazzesca. Poi vabbè, 4000 si riceve la mega cassa. Adesso andiamo a farci un paio di partite con Morti e dopo apriamo queste fantastiche casse. Prima sopravvivenza con Mortis. È tanto tempo che non gioco con Mortis, quindi cerchiamo adesso di concentrarci e di farci una bella partita interessante. Oh mio Dio, vedete, è tanto tempo che non gioco con Mortis e quindi già mi sono dimenticato come tipo colpire. Adesso qua cerchiamo di aprire questa prima cassa, così poi possiamo aprire anche le altre più velocemente. Sembra che qua non ci sia proprio nessuno, quindi dovrei già tipo con questo power up aprire più velocemente le casse. Lo spero tanto, perché voglio farmi una bella partita interessante. Facciamo già 1237 di danno. Allora, se tipo troviamo qualche bombardino, qualche dynamite, secondo me riusciamo ad ucciderlo subito. Mamma mia, qua c'è un Leon che si sta avvicinando e mi sta spaventando tantissimo, perché potrebbe avvicinarsi invisibile e potrei anche non vederlo. Ok, la cassa mi sa che non possiamo aprirla, perché tanto ce la aprirà la tempesta sicuro. Quindi noi facciamo una cosa, ricarichiamo i colpi. Perfetto, grazie tempesta. Vediamo un po' di andare adesso quasi al centro, perché secondo me qua c'è Leon, quindi dobbiamo cercare di trovarlo ed ucciderlo. Perfetto, dobbiamo anche ricaricare la nostra ulti. Eccolo qui. Perfetto. Ok. Oh mio Dio, perfetto, sì. Oddio. Via. Mamma mia, che rischio. Attenzione, questo qua mi vuole ultare. Sicuro che mi vuole ultare. Perfetto, cerchiamo di continuare a scappare indietro, in avanti, e vediamo di andare da questi che si stanno scontrando. Perfetto, sì. Mamma mia, no, ho sbagliato, non volevo usare la ulti, volevo usare il colpo. Mamma mia, ho sbagliato, con il mouse ho beccato la ulti. Volevo ucciderlo con il colpo normale, la ulti, usarla contro Frank. Adesso come cacchio faccio, come caspiterina faccio a uccidere Frank? È impossibile, devo fregarlo, far finta che voglio tipo ucciderlo e poi farmi usare la ulti contro. Sì, dai, usa la ulti. La ulti è intelligente, non la vuole proprio utilizzare la ulti. Perfetto, pensavo di aver evitato la sua ulti. Ok, veloce, sì. Sapevo di poterlo uccidere con la ulti e infatti l'abbiamo distrutto. Mamma mia, la prima partita con Mortis ed è andata veramente benissimo. Nuova sopravvivenza, abbiamo fatto già una bella partita, una bella vittoria reale con Mortis, quindi mi sono detto prendiamoci subito Bull e facciamoci una bella partita adesso anche con Bull. Qua ci sono 3 casse che ci possiamo aprire in santa pace secondo me, quindi apriamole subito, così poi apriamo anche la quarta cassa che sta tipo al centro. Qua c'è tipo Eugenio che potrebbe darmi fastidio, e infatti ha provato a darmi fastidio, ma adesso qua ci avviciniamo. La quarta cassa ce l'ha presa Colt, quindi non possiamo prenderla. Apriamo questa cassa che c'è da questa parte. Guarda l'Eugenio, sta continuando a inseguirmi e indebolirmi. Che cosa vuole? Qui a quanto pare nessuno ha aperto le casse. Sì, guarda quante casse fantastiche che ci sono qui in giro. Perfetto, le prendiamo tutte e ci facciamo una bella
partita interessante. Qui usare la ulti di Bull è un po' scomoda, perché è una mappa un po' strana, un po' difficile da utilizzare con Bull, quindi non so proprio come adesso giocarmela con Bull, anche perché qua mi stanno tutti circondando. Vedete, guardateli tutti e tre che mi stanno circondando, pazzesco. E io adesso sto qua e cerco di vedere che cosa posso fare. Oh mio Dio, stanno facendo team, schifoso. Io godo che Colt si è fatto ammazzare da Eugenio, perché Colt stava facendo team con Eugenio, ma Eugenio le ha sparato alle spalle. Fantastico. Wow, mamma mia, sapevo che c'era Shelly qui e ho rischiato per poterla uccidere, e infatti ce l'ho fatta. Mamma mia, che rischio. Adesso qua ci prendiamo questo Dynamite e vediamo un po' che come possiamo ucciderlo. Perfetto, guardalo, in fin di vita, non può fare niente, sì. Mamma mia, perfetto. Adesso cerchiamo di recuperare un po' la vita e poi usiamo la ulti contro qualcuno per avvicinarci a lui. Ci deve essere qui qualcuno da qui vicino che dovrei far esplodere in 2 secondi. Wow, l'ho appena vista, era al centro con me, non ci posso credere. E grazie per avermi portato vicino. Adesso ti ammazzo più facilmente. Non ho capito cosa ha fatto questo Eugenio, non ha capito che tipo usare la ulti contro Bull non ha molto senso, e infatti le ha prese alla grande. E adesso ammazzo anche questa Shelly e vinco questa bellissima partita. Nuova sopravvivenza, vediamo qua di aprirci altre bellissime casse. Allora, questa mappa è un po' complicata. Infatti tutte le volte devo pensare un po' a quali casse andare ad aprire, perché sono un po' tutte lontane, un po' tutte difficili da aprire. Qua c'è la principessa e quasi mi prendo questo coso, questo power up gratuito, perché tanto lei non si poteva avvicinare, perché da vicino, se lei si avvicina, non fa tanti danni con l'ombrello, e quindi era diciamo fregata. Infatti avete visto che la principessa, per aprire tipo le ceste più facilmente, deve sempre stare lontana, e quindi voi potete facilmente rubarvi il power up che lei sta cercando di aprire. Adesso qua andiamo a prenderci subito, oh mio Dio che danni, prendiamoci subito questa cassa, così abbiamo tipo 5 power up e stiamo molto attenti, perché dobbiamo ricaricare la ulti e vedere di uccidere qualcuno, o almeno di ricaricare la ulti, così possiamo usarla contro qualcuno adesso e ucciderlo facilmente. Solo che è difficile, questo Eugenio sta facendo il furbo, questo Barack Obama sta facendo il furbo. Ah, lo sapevo che Frank voleva utilizzare la ulti contro di me, infatti l'avevo visto. E adesso qua cerchiamo di circondare Eugenio, se ce la facciamo, o almeno ricarichiamo la ulti, così poi possiamo usarla contro qualcuno. Questo Frank comunque lo devo uccidere per forza, perché mi sembra molto forte e molto intelligente. Infatti adesso ha preso anche il power up di Eugenio. E che cacchio, andiamo al centro rischiando la nostra vita. Wow, chi c'è qui? C'è qualcuno qui? Sì, la principessa. Mi dispiace, alla principessa sto rubando in continuazione i power up, poverina, non può fare proprio niente. E che cacchio, questo bombardino a quanto pare mi aveva visto. Ok, qua sono un po' tutti fregati. Sì, fantastico. Adesso devo per forza uccidere tutti, se ce la faccio. Però devo stare attento, perché mi stanno un po' tutti circondando, e quindi mi avvicino verso il bombardino, che è il più facile da uccidere, e vedo di indebolirlo, se ce la faccio. Sì. Ok, mamma mia, no, sto morendo alla grande. Sì, Spike tipo mi sta aiutando in qualche modo, mi ha aiutato, perfetto. Cerchiamo di indebolire Spike, anzi potremmo anche tipo ricaricarci con calma la vita e poi andarla ad uccidere con calma. Hamza non può fare proprio niente, guarda che piccolino, cosa può fare? Ha veramente paura di me, non può fare proprio niente. Sì, e abbiamo ucciso questo leggendario in 2 secondi. Ultima sopravvivenza qui con Eugenio, e poi andiamo ad aprirci tutte le casse bellissime che abbiamo. Non ne abbiamo veramente tantissime, perché non è sempre facile farsi le casse, visto che io non shoppo e gioco gratuitamente, quindi non è tanto facile, almeno per me, quindi ci metto veramente tanto tempo. E comunque abbiamo comunque una mega cassa da aprire, perché una mega cassa da aprire, secondo me una cassa grande, scusate, potrebbe contenere una alta probabilità di trovare un leggendario. E quindi il video è comunque un video interessante, perché andremo ad aprire una cassa grande, tipo 3 casse piccole, e di solito molte volte ho trovato i brawlers nelle prime casse, quindi se devo trovare oggi un leggendario lo troverò ugualmente, anche se devo aprire solo 4 casse. Guarda qua, no, possiamo ucciderlo? No, non possiamo ucciderlo, però possiamo grabbare coso? No, non possiamo neanche grabbare adesso stecca, perché sinceramente c'ha troppa vita, e se tipo la grabbavo mi avrebbe sicuramente ucciso. Dobbiamo aspettare il momento giusto di usare il grab. Sì,
Guarda là sopra. Adesso è il momento giusto. Adesso è il momento giusto. Guarda. Sì, perfetto. Mamma mia, no. Mamma mia, sì. Prendiamolo. Sì, che figata. Wow, abbiamo fatto un'uccisione pazzesca. Poteva uccidermi in continuazione quel Dynamite. Aveva preso anche tutti i power-ups. Il problema è che non ce l'ha fatta. Infatti, grazie al mio grab, l'abbiamo ucciso in 2 secondi. Adesso qua dobbiamo stare attenti a questa. Wow, guarda. Perfetto, dovrei shottarla da vicino. Sì, che dovrei shottarla. Cacchio, avevo 5 power-ups, 4 power-ups. E quindi mi sono detto, mi sa che se la prendiamo riusciamo ad ucciderla da vicino, anche se c'ha tantissima vita. Adesso finalmente abbiamo completato. Abbiamo fatto queste partite bellissime. Possiamo aprirci queste belle casse e vedere se troviamo un leggendario. Wow, 200 raddoppi gettoni, perfetto. Mi aiuteranno tantissimo per il prossimo episodio, per aprire tante casse. Sì, a parte che sto trovando anche tantissimi ticket, e quindi potrei fare anche un video dedicato all'evento di questa settimana. Vediamo. Oh, peccato. L'unica cosa interessante che abbiamo trovato è stato il raddoppio gettoni, e sono felice così. Spero che il video vi sia piaciuto. Raggiungiamo i 3000 mi piace per un prossimo video. Iscrivetevi al canale premendo il tasto rosso iscriviti, e ci vediamo a un prossimo episodio. Ciao.